Un saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi proviamo il Samsung Galaxy Y, telefono che appartiene alla famiglia Yang di Samsung, cioè quei telefoni che stanno nella prima fascia del mercato, quei telefoni che cercano il proprio utente nei giovani o comunque chi non vuole spendere troppo per l'acquisto del telefono e come si può vedere cerca un telefono anche delle dimensioni piuttosto compatte. Questo telefono appartiene comunque alla famiglia Galaxy, questo ci sta a indicare che abbiamo a che fare con un telefono con sistema operativo Android. È comunque un apparecchio secondo me che può regalare veramente delle buone soddisfazioni. Vediamo un attimino qualche dettaglio. Parte frontale con un display da 3 pollici con risoluzione 240x320, quindi un Quarter VGA. Il display è un pannello TFT a 16 milioni di colori. Un display, secondo me, che è una buona risposta al tatto. È una di quelle poche volte in cui invece mi sento dire che la qualità visiva delle immagini è ai limiti della sufficienza. Probabilmente la risoluzione in pixel rapportata alla diagonale è veramente ai limiti del tollerabile. Nella parte superiore abbiamo il cavo auricolare, il sensore di prossimità. Nella parte bassa abbiamo due tasti a sfioramento, quindi tasto di ritorno e il menu contestuale di Android. Il tasto centrale invece è funzione da tasto home e se tenuto premuto a fondo ci permette anche di aprire il multitasking, quindi la gestione attività come viene chiamata da Samsung. L'interfaccia è la classica Touch Wiz di Samsung, quindi abbondantemente personalizzabile in tutti gli aspetti. La parte fisica del telefono ha nella parte destra il solo tasto di accensione, nella parte posteriore una fotocamera da 2 megapixel sprovvista di autofocus e di flash LED che permette di girare video in qualità Quarter VGA, quindi 240x320. Direi che siamo anche qui un filo sotto i limiti della sufficienza per quanto riguarda le fotografie e i video. Capsula auricolare, nella parte sinistra abbiamo un bilanciere per il controllo del volume. Nella parte superiore abbiamo la presa per la cuffia e un coperchietto per la porta micro USB che funge sia per il collegamento che per la ricarica. Il sistema operativo è Android in versione Gingerbread, quindi 2.3. L'hardware è ad appannaggio di un processore da 832 MHz, un processore single core, affiancato da 290 MB di memoria RAM con circa 150 MB di memoria fisica che sono espandibili con una scheda micro SD. Dico subito che l'unione tra un processore comunque con un clock abbastanza valido, oltre 800 MHz è piuttosto interessante. Il quantitativo di RAM prossimo ai 300 MB e la bassissima risoluzione del display, quindi che crea una scarsa sofferenza anche alla parte grafica, regala a questo telefono una velocità operativa veramente veramente interessante. Andando a vedere un pochino le applicazioni, questo è un telefono che proviene da una scatola Vodafone, ci sono queste quattro icone che sono state preinstallate dal gestore, ma null'altro, non ci sono loghi, non c'è niente altro. Detto questo, il telefono funziona con qualsiasi gestore perché non ha nessun tipo di blocco. Abbiamo precaricati tutti i programmi che troviamo con consuetudine nel sistema operativo di Google, quindi Maps, navigatore, casella di posta elettronica, eccetera, eccetera. Abbiamo anche Samsung Apps, una sorta di market che si affianca al market normale di Android. È un market che viene curato da Samsung con delle applicazioni studiate anche appositamente per i telefoni Samsung, alcune delle quali sono anche gratis. Non è impossibile ogni tanto trovare nel Samsung Apps gratis delle applicazioni che sul market sono invece a pagamento.
Andiamo a vedere un attimo la navigazione internet, che è uno degli elementi, come al solito, essenziali di questi telefoni. Vediamo se la trovo. Browser internet sta aprendo la nostra pagina. Ecco, devo dire che il browser internet mi ripeto un pochino alla nausea provando questi terminali Android. Il browser internet è piuttosto valido nella sua capacità di navigazione, c'è un supporto parziale ai contenuti in flash, e comunque abbiamo la possibilità di, adesso vediamo se si apre questa notizia, la possibilità di avere i collegamenti classici a YouTube, quindi direi che l'esperienza d'uso di internet è comunque piuttosto interessante, anche relazionata alle potenzialità che questo telefono ci mette a disposizione. Poi personalmente su questo telefono ho installato anche Opera Mini, che comunque trovo sia più equilibrato nella gestione delle risorse, anche hardware, del telefono. Non ha comunque nessun tipo di imbarazzo questo Samsung a utilizzare il suo browser normale, che, come al solito, mi tocca ricordare che non è preimpostabile in modalità desktop, una cosa che faccio sempre veramente molta fatica a digerire. Parte telefonica abbastanza consueta per quanto riguarda l'interfaccia, abbiamo i classici 9 tasti a disposizione per la composizione dei nostri numeri, presente la ricerca intelligente, buona la capacità di dialogo con la rete per quanto riguarda le antenne. A tal proposito, prima ho dimenticato di dire che questo telefono supporta solo l'HSDPA a 7,2 Mbps, non l'HSUPA. Tornando alla parte telefonica, dicevo che la capsula auricolare invece non è il massimo, né per quanto riguarda la qualità del suono, e forse lo vorrei con un volume anche leggermente più alto, non mi dispiacerebbe. Facendo un riassunto di questo telefono, mi sento assolutamente di consigliarlo a chi vuole accedere al mondo Android con un basso investimento. È un telefono che trovo anche molto gradevole esteticamente, leggerissimo, siamo sotto i 100 grammi di peso, quindi le dimensioni non sono neanche eccessive, e tutto sommato possiamo trovare in questo telefono buona parte di tutti i contenuti che Samsung utilizza anche sui suoi telefoni di punta, telefoni che hanno fatto la fortuna di Samsung in questi periodi. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando alle prossime prove. Un saluto da Ivan.